Pronto audio? Vai audio, vai. L'originale, se somanda sul fondo. Trenta secondi. Bartocci, fermi gli attori. Lei agiti le spalle nel pianto. Pronta la due? Due. Siete contenta ora? Come non vi fate coscienza d'appizzare questo fuoco, di rovinare così una famiglia? Ma che diavolo dite? Coscienza, fuoco! Mi faccia il piacere, signora. Scusate, Betta, lasciatela perdere. Mi scusi, le deve dire che io non ho fatto altro che obbedire un ordine di vostra signoria. Ma volete dar conto a lei? A me? No, signora mia. Io sono la sua serva. Ma a Dio sì, perché a Dio dobbiamo dar conto tutti. Fuori in cucina e fatevi gli affari vostri. No, no, aspetti, signora. E anche voi, qua. L'anima l'abbiamo tutti, servi e padroni davanti a Dio. E non voglio chiacchiere io sul mio conto. Ma qual è la coscienza? La vostra? Che vede con questa povera signora piangere lacrime di sangue e patire le pene dell'inferno e... Non è niente, pazienza, l'offra a Dio. Ma è questa la coscienza? Questa, per chi ha timor di Dio. E allora un uomo vi tartassa, vi pesta così sotto i piedi. È Dio? È vero? No. Io dico che bisogna offrirla a Dio, signora mia. Ma quando mai gli uomini, mi scusi, signora mia, si sono presi così di fronte, a petto, usare la forza con chi è più forte di noi? Piano piano, signora mia, d'accanto e non di fronte,
Col garbo e la buona maniera si riportano gli uomini a casa. Mi piace. E per essere così qua tutte le donne, gli uomini, toppe la scarpe e le fanno di noi. Questa incoscienza la mia signora non può dirlo, perché è trattata in casa come una regina. Il cavaliere è prudente e la rispetta, e non le ha fatto mancare mai nulla. Volete star zitta? Prudente, già. Rispetto, abbondanza, la casa piena, fuori mi che fa, la mia pace, il mio cuore, guardate dentro di voi, quello di fuori lo nascondete? E la chiama coscienza. Al mio paese questo si chiama nascondere il sole con la rete, alle corte. Siete venuta, sì o no, fino a casa mia, a chiamarmi? Comandata. Non ho potuto fare a meno. E che? Non sono stata forse comandata anch'io? Saracena, parola della signora, aiutatemi. Mio marito con la fal dei tali così e così. Dovete farmi sapere se è vero. La mia casa è un inferno. Voglio uscirne a ogni costo. Ma ha detto così? Sì. Voglio uscirmene. Subito. Una volta per sempre. Oh, madre di Dio. Madre di Dio. Una casa dove è entrata la gelosia, distrutta e finita. Terremoto perpetuo, ve lo dice la Saracena. Ci fossero figli di mezzo. E questo è il guaio qua, che non ce ne sono. E allora perché dovrebbe crepare in corpo la povera signora, si dice che vuole uscirne? Dice così, ma piange intanto. Si rabbia, pianco, se lo avessi qua lo squarterei. Dite, dite, Saracena, posso sorprenderlo insieme davvero? Domani stesso? Sì, come due uccellini dentro il nido. A che ora arriverà il padrone domani? Alle 10. Faccia conto che alle 10:30 Vossignoria li prenderà tutte e due, occhi chiusi, belli, vivi, vivi. Una denuncia al delegato, oh. A tutto il resto ci penso io. E mi dica, è vero che il padrone prima che da Catania doveva passare da Palermo? Sì, è vero, perché? Perché ho sentito, so... Ma no, niente, niente, dite, che sapete? Ma di un certo regalo che le aveva promesso di portarle da Palermo. Un regalo? A lei? Sì, signora. Una bella collana a pendagli. Non siete donna voi, diavolo siete! Scriva, scriva la denunzia, signora. No, 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 no. Meglio. Oddio, scoppio. Meglio che faccia venire qua il delegato Spanò. Persona nostra, deve tutto a mio padre. T'anima! Me lo dica lui, come devo regolarmi. Anzi, andate voi, Saracena. Andate a chiamarmelo. No, 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 per carità, signora mia, un momento, no. Pensi, pensi allo scandalo. Non importa niente. Ma oh, badi, che me si rovina. Mi libero, mi libero, mi libero. Andate, Saracena. Un momento, signora mia, ma mi perdoni. A lui, al marito di questa buona donna, se è vero, a lui, a Ciampa, Vossignoria ci ha pensato. Tutto, tutto pensato, anche a lui, non mi dispiace, so dove devo mandarlo. E che ce n'è bisogno? E dove vuol mandarlo? Ma ci pensano loro a mandarlo via. Sia pur certa che quando il padrone arriva e sale al banco, lui volta le spalle e se ne va da sé. Chi? Ciampa? Ma voi siete pazza? Cosa volete far credere alla mia signora? Che Ciampa sa tutto e si sta zitto. Ma state zitta voi che non sapete niente. Guardate che vi sbagliate, sbagliate di grosso. Eh già, perché semmai si fa come i fuochi e pim pam. Levatevi. Ma come? Vede la moglie con le buccole da signora agli orecchi? 4 anelli alle dita? E domani le vede in petto la collana coi pendagli? E crede vero che se la sia comprata lei da sé, coi suoi risparmi? Levatevi. Quando il padrone è al banco, lui è sempre in mezzo alla strada, col naso all'aria, che va girando di qua e di là. Comandato, comandato il galantuomo, mandato in servizio, e se lo tengono per questo. Ma lo sanno tutti, che ogni qualvolta lui esce dal banco, tira su la spranga e la mette alla porta della sua stanza accanto. Già, e il padrone la leva. Ma se ci mette anche il catenaccio. Già, e il padrone alle chiavi. Insomma, la finite. Ho detto di uscire fuori, di non mischiarvi. Ciampa,
Ce lo leviamo dai piedi. Lo farò partire questa sera stessa. Anzi, Fana, venite qua. Non vi rischiate a farvi capire. Posso fidarmi di voi. Oh, signora mia. Oh, signora mia, mi passa il cuore. Io l'ho tenuta in braccio da bambina. Non vuol fidarsi di me. Signoria, non piangete adesso. Voi, signoria, suo fratello. Alla sua mamma, vo signoria, si consigli con loro che sono sangue suo e non possono tradirla. Basta, v'ho detto. Non voglio più sentir nessuno. Andate a chiamarmi Ciampa, subito. E voi, Saracena, il delegato Spanò. Pregatelo a nome mio di venire qua. Subito, subito. Al contrario, signora. E come sarebbe? Al contrario. Ci mandi lei dal delegato, che a Ciampa ci penso io. E sapete andarci voi dal delegato? Se vossignoria me lo comanda. Signora, ma non si ponga in mente neanche voi che qua deve nascere per forza una tragedia, ma neanche per sogno. Vossignoria, una lezioncina deve dare, basterà. Mio marito, sono 4 anni, lo cacciai a pedate fuori dalla porta. E mi corre ancora dietro come un cagnolino. E non si allontana che quando mi volta a fulminarlo con gli occhi così, trema tutto. Una lezioncina, dunque. Si riducono a quella coda fra le gambe che è un piacere. Me ne vado. Allora siamo intesi. Vossignoria è ferma. Non facciamo ferma. Che... Ferma. Fermissima. Per domani. Per domani. Bacio le mani, vossignoria, e vado a chiamare Ciampa. Suonano! Aspettate! Forse mio fratello, se lui mi raccomando. Se vossignoria vuole che non parli. Me l'ho fatto venire apposta per concertare la partenza di Ciampa. Non ce n'era bisogno. Signora, meglio essere in pochi in queste cose. C'era già Fana di troppo. Fana è fidata, non temete. Per mio fratello lasciate fare a me, è una mia pensata. Serva di vossignoria. Ah, voi qui. Stavo per andare. Sì, andate. Siamo intesi, aspetto subito Ciampa. Faccia conto che è qua. Bacio le mani a tutte e due. E hai da spartire tu con codesta megera? Io? Niente. È venuta per un servizio. E non sai che una signora per bene non può riceverla senza pericolo di compromettersi? Già, perché sa tutte le vergogne e le infami di voi maschiacci. Avete paura che le mogli e le mamme vengano a conoscerle. Bravo, sì. Coltivati sempre con queste belle idee e poi mi saprai dire dove andrai a finire. Lo so bene dove andrò a finire, non te ne curare. Per voi altri tutto lo studio è tenermi qui, zitta, all'oscuro d'ogni cosa. Sei piena di veleno per tutti. Mai riportato il denaro. E l'ho riportato. Ecco perché parli così. Ricordo quando ti bisognò questo denaro. Sorellina mia, aiutami per carità. Tu che sei tanto buona, salvami. Ho giocato, ho perduto. Sarebbe... Il disonore. Mi sai bene che fui costretta a ricorrere a questa... Megera. Che una signora non può ricevere senza pericolo di compromettersi. Proprio per te. Per mandarla a Palermo a mettere in pegno, ti nascosta a mio marito, un paio d'orecchini e un braccialetto. Ah, l'hai fatta venire per quel pegno. Da. È tutto? Manca qualcosina. Lo sapevo, quanto? Se tu avessi potuto aspettare, non dico molto, altri 15 giorni. Io non capisco perché tutta codesta furia. Voglio che domani sera gli orecchini e il braccialetto siano di nuovo a casa. Ho mandato a chiamar Ciampa proprio per questo, lo farò partire ora stesso. Forse tuo marito ha sospettato. Non deve arrivare domani. Appunto perché deve arrivare domani. Ah. E chi ti capisce? Hai da pararti con tutti i tuoi ori per ricevere domani tuo marito. Come? Devo fargli un'accoglienza. Vedrai che festino. Ecco Ciampa. Dammi il denaro.
Ne manca molto? Non so, tieni, conta tu. Mi pare siano 3 carte da 100. Una da 50, mancano 150 lire. Io te l'ho detto, se tu avessi potuto aspettare. Basta, ce le rimetterò io, puoi andartene. Ciampa, vuole che passi? Fatela entrare. Aspettate. Voi andate intanto dove v'ho detto. Dal delegato. Gli direte che lo prego di venire qua da me. Se viene subito, fatelo entrare di là, nello studio. Portatevi il chiavino e fate presto. Va bene, signora. Prendo lo scialle e vado. Ma si può sapere che diavolo stai concertando? Cos'è tutto questo mistero? Lascia le mani alle mie signore. Oh, caro signor Fifi. Esposto ai comandi della signora. Sempre esposto voi, caro Ciampa. Sì, signore. Tante volte come Cristo alla colonna. Ma in termini di educazione, se non mi inganno, esposto ai comandi, oltre che dovere mio, qua, da umile servitore. Dio, servitore voi. Padroni tutti siamo qua, caro Ciampa, senza distinzione. Voi, figlio, marito, io, vostra moglie, che so, mia madre, Fana, tutti uguali. Non so se io, anzi, non mi sia sotto a tutti. Per carità, eresia, ma che dice mai, signora? Ah, lasciatela dire. Dice così perché tutte le donne, no, secondo no, lei... No, non tutte, no, certe donne. Perché certe altre, poi ce n'è, che sanno prendervi con le buone e farsi manze manze e che sanno lisciarvi così. Queste... Queste stanno sopra tutte, anche se vengono dalla strada. Mi permette, lei signora, scusi, ha nominato anche mia moglie? Oh, dicevo in generale, Fana, mia madre, io, vostra moglie. Tutte donne e tutte uguali. Ah, mi perdoni, domando scusa anche a lei signora Fifì, ma mi pare che mia moglie in un discorso così generale entri come Pilato nel credo. Io sono a servizio e sta bene, ma mia moglie è ben conservata, dico per casa sua, ed è mia cura che non vada per le bocche della gente, né per bene né per male. Mi siete veramente così geloso che adombrate solo a sentirla nominare, caspita. No, io marcio con un principio: moglie, sardine e acciughe, queste sotto olio e sotto salamoia, la moglie sotto chiave. Oh, eccola qua. Bel principio per mia sorella. Ognuno il suo, caro signor Chichi. Quasi che chiudendo la porta devi dirgli non restasse poi aperta la finestra. Va bene, ma obbligo del marito è chiudere la porta. È vero. Non avrei mai supposto che foste così terribile. Voi. Terribile? Io? Ma no, perché? Quando si sono messi i patti belli chiari avanti. Questa è la finestra, la porta la chiudo, affacciati. Ma bada che nessuno deve venirmi a dire: Ciampa, tua moglie sta per rompersi il collo dalla finestra. E mi pare che in questo non ci sia niente di terribile. L'uomo considera la donna che ha bisogno di prendere aria alla finestra e la donna considera l'uomo che ha l'obbligo di chiudere la porta. E basta. Ai comandi della mia signora. Ma insomma, ho da parlare con Ciampa. E perché vuoi che me ne vada se devi dirgli soltanto... Devo dirglielo davanti a te. Vabbè, perché no? Parla, parla liberamente. T'ho dato ciò che ti dovevo. No, infatti, basta. Sentite, Ciampa, ho bisogno di voi, persona fidata, più che di famiglia. Sì, signora, per la devozione. Per la devozione e per tutto. Signora, badi che ti comprendonio, io sono fino, sa? Che intendete dire? Niente, voglio dire, non so, mi pare che lei, mi perdoni, abbia la bocca...
come se avesse mangiato sorbe questa mattina. Sorbe? Miele. Ho mangiato miele stamattina. Scusate, non vi sto dicendo, anzi... No, non è questo, signora mia. Non sono le parole, qui non siamo ragazzini. Lei vuol farmi intendere sotto le parole qualche cosa che la parola non dice. Ma dove? Ma quando? Se voi avete la coda di paglia... Ma io me ne appello a lei, signor Fifì. Che cosa significa che io sono più che di famiglia? Le rispondo, sì signora, per la devozione. E lei mi rincalza per la devozione e per tutto. Che cosa significa questo per tutto? Che cosa significa che qui siamo tutti uguali, senza distinzione, mia moglie compresa? E allora, sono io con la coda di paglia o è lei piuttosto che se la vuol pigliare, non so perché, proprio coi denti contro di me? Contro di voi? Oh. Contro di tutti, è un affare serio. Insomma, si può sapere che ho detto, che non so più parlare adesso. No, non è questo, signora mia, vuole che gliela spieghi io la cosa com'è? Lo strumento è scordato. Lo strumento? Che strumento? La corte civile, signora. Deve sapere che noi abbiamo come tre corde d'orologio qui in testa. La seria, la civile e la pazza. E soprattutto, dovendo vivere in società, ci serve la civile, per cui sta qui, in mezzo alla fronte. Ci mangeremmo tutti l'un l'altro, signora mia, come tanti cani arrabbiati. Non si può. Io mi mangerei, per modo d'esempio, qui il signor Fifì. Non si può. E allora che faccio? Do qui una citatina alla corda civile e gli vado innanzi con cera sorridente, la mano protesa. Oh, quanto mi è grato di vedervi, il mio caro signor Fifì. Capisce, signore? Ma può venire il momento che le acque si intorbidano e allora io cerco prima di girare qui un po' la corda seria per chiarire, dare le mie ragioni, mettere le cose a posto, insomma dire 4 e 4 8 senza tante storie, quello che devo. E se poi non mi riesci in nessun modo, signora mia, sferro la corda pazza, perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio. Benissimo, benissimo, bravo Ciampa. Lei, signora, mi perdoni, deve aver girato ben bene in sé per i suoi affari. Io non voglio sapere. Ho la corda seria o la corda pazza, però fanno dentro un brontolio di 100 calabroni. E intanto vuole parlare con me con la corte civile, che ne segue, che le parole che escono di bocca sono sì della corte civile, ma escono fuori stonate. Mi spiego. Lì ascolta me, signora mia. La chiuda. E mandi via subito il signor Fifì. Signor Fifì, la prego anch'io. Se ne va. No, perché? Lasciatelo stare. Volete levarmi il piacere di starvi a sentire? Perché lei, signora mia, qui, permette, sulla tempia destra, dovrebbe dare una giratina alla corda seria, per poter parlare con me a quattro occhi, seriamente, per il suo bene e per il mio. Non sto mica parlando per scherzo io. Vi voglio appunto parlare seriamente. Sta bene allora, quando è così.
Badi però, mi lasci dire soltanto questo, badi che chi non gira attento alla corda seria può avvenire che gli tocchi poi di girare o di far girare agli altri la pazza. Gliel'avverto. Beh, mi pare che cominciate voi adesso, caro Ciampa, a parlare stonato. Da, pare da un pezzo anche a me, non capisco. Signor Fifì, mio padre aveva tutta la fronte spaccata. Che c'entra adesso vostro padre? Da ragazzino, sciocco, mio padre, invece di ripararsi la fronte, sa che faceva? Si riparava le mani, inciampando, cadendo, tirava subito indietro le mani e tonfate, si spaccava la fronte. Io metto sempre le mani avanti. Le metto avanti perché io la fronte me la voglio portare sana, libera, sgombra. Ma scusate se non sapete ancora il motivo per cui mia sorella vi ha fatto chiamare. Che mettete le mani avanti. Va bene, allora chiudo la corda seria e rialzo la civile. Ai comandi della mia signora. Dovreste partire questa sera stessa per Palermo. Per Palermo? Ma come, se domani arriva il padrone? Ha forse tanto bisogno di voi domani al banco il padrone? E come no? E che ci sarei a fare allora io al banco? Perché mi terrebbe? So che vi tiene a guardia della cassaforte, che vi dà alloggio perciò nella stanza accanto. Solo per questo? Signora mia, lei mi vuole avvilire. Io scrivo, signora. Scrivano e giornalista. Lasciamo stare il giornalista, signor Fifì. Quelle sono attività superflue che io sfogo di notte. Io scrivo, signora, scrivo per conto del padrone. Io tengo registri, dirigo affari. O forse lei crede che noi scherziamo al banco? O che io ci stia per comparsa? Ha forse inteso suo marito lagnarsi di me? Sì, mio marito di voi. Ma figuriamoci. Guai a chi vi tocca. E lei vorrebbe mandarmi questa sera stessa a Palermo. Perché no? Non vedo che male ci sarebbe. Se dica a mio marito che vi ho mandato io, non mi sarà permesso di darvi un incarico? Incarico? Ma per carità, signora mia, incarico. Ma lei può sempre comandarmi perché lei è la mia padrona. Ci mancherebbe altro. E per me, caro signor Fifì, andare a prendere una boccata d'aria in una grande città come Palermo, ma si figuri, è la vita. Soffoco qua io. Ma per me non c'è aria. Appena cammino per le strade di una grande città già non mi pare più di camminare sulla terra. Io mi imparadiso. Mi si aprono le idee, il sangue mi frigge in tutte le vene. E fossi nato là o in qualche città del continente, chissà che cosa sarei a quest'ora. Professore, deputato, anche ministro. E re. Non esageriamo. Pupi siamo, caro signor Fifì. Pupi. Lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. Dovrebbe bastare, dico, santo Dio, essere nati pupi così per volontà divina. No, signore. Poi ognuno si fa pupo per conto suo e allora cominciano le liti, perché ogni pupo vuole portato il suo rispetto.
non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. A quattro occhi non è contento nessuno della sua parte. Ognuno, ponendosi davanti il proprio pupo, gli tirerebbe magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri no. Dagli altri lo vuole rispettato. Esempio. Lei, signora, qua è moglie, vero? Moglie, già, almeno. Dal modo come lo dice si vede che lei non è contenta, pur non di meno, come moglie, lei vuole portato il suo rispetto. Vero? Lo voglio altroché, lo pretendo, e guai a chi non me lo porta. Ecco, vede? Caso in fondo. E così ognuno. Lei forse col cavalier Fioricca, mio riverito principale, se lo conoscesse soltanto come un buon amico, potrebbe stare nella pace degli angeli. La guerra è dei due pupi. Il pupo marito e la pupa moglie. Dentro si strappano i capelli, si vanno con le dita negli occhi, ma appena fuori si mettono a braccetto, guarda civile lei, guarda civile lui, guarda civile tutto il pubblico che appena vi vede passare, che si sposta di qua, che si sposta di là, sorrisi, scappellate, riverenze. E i due pupi godono tronfi d'orgoglio e di soddisfazione. Ma sapete che siete davvero spassoso, caro Ciampa. Ma se questa è la vita, caro signor Fifì, conservare il rispetto della gente, tenere alto il proprio pupo. E non so se mi sono spiegato. Beh, veniamo a noi. Signora, cosa devo andare a fare io a Palermo? Palermo? Mm. Beatrice. Niente, me la parto di sentire rientrare Fana di là. La signora ha forse cambiato idea? Non ho cambiato niente. Queste Ciampa sono 350 lire. Cosa vuole che ne faccia? Aspettate, vado a prenderne altre 150 di là e due polizze. Del monte? Precisamente. Si tratta di ritirare un paio d'orecchini e un braccialetto in due astucci. Oh, siccome mia sorella le ha messo impegno per fare un favore a me, di nascosto da suo marito. Autorità, ma non ho nessuna difficoltà a dirlo. Ho restituito a mia sorella il denaro e mia sorella desidera che gli oggetti domani ritornino a casa. Domani. Proprio domani. E che scusa troverà col principale di avermi mandato a Palermo proprio alla vigilia del suo arrivo? Oh, per questo mancherà una donna di trovare scuse. Ma con tanti giorni, mi perdoni che il principale è assente, non avrebbe potuto pensarci prima, senza che lui ne sapesse niente. Veramente il denaro io gliel'ho portato ora. No, no, signor Fifì, qui sotto Gatta si cova. Badi che sua sorella ha qualche grillo per la testa. Sì, per dire la verità è sembrata anche a me un po'. Ma che volete che abbia? È la solita storia, la gelosia. E manda me a Palermo. Che è accaduto? Che mi è accaduto? Niente, non riuscivo a trovare le polizze e mi sono turbata. Ecco, e queste Ciampa sono le altre 150 lire. Va bene, signora, ma dico a quello che lei dirà domani al principale che non mi troverà al mio posto, ci ha pensato? Ma tutto ho pensato, vedete? Questo è denaro per il vostro viaggio e queste sono altre 150 lire. Tutte codeste carte da 100. Ma questo è tutto, caro signor Fifì, quando ci sono appunto tutte queste carte da 100? Dovreste da fare osservazioni? Sono denari miei, messi da parte.
quando ci sono tutte queste carte da 100. Avanti, seguitate. Niente, signora mia, volevo dire che lei può prendersi il gusto di muovere le fila di un pub e di farlo camminare fino a Palermo. Vi mando per mio piacere. Lo sapete bene perché vi mando. Ora poi, con queste altre 150 lire, voi a Palermo, e questo sì sarà per mio piacere, voglio che mi compriate una collana gialla. Una bella collana. Sapete come? A pendagli. Io ho una collana. A pendagli. Dirò a mio marito che l'ho vista al collo di una certa amica mia e che mi è tanto piaciuta. Capricci, mio marito me li sa. No, signora mia, ma io che so comperare? Non importa. Nel caso ritorno verrete a dirmi che non avete potuto trovarla. Allora, tenga questo denaro. Perché me lo vuole dare? Ma perché mi fareste proprio piacere se me la compraste. La voglio uguale e comperata da voi, caro Ciampa. Ma perché da me? Ma che vuole lei da me oggi, signore? Uguale, ma come uguale se non so neanche com'è? Ve lo dico io. Andate da Mercurio, che è il nostro gioielliere. So che la collana di questa amica mia fu certo comperata da lui. Andateci e la troverete. Partite subito, eh! Io sono mezzo stordito. Mezzo. Tutto. Però la scusa mi sembra trovata bene. Meglio di questo non avrei potuto prepararvi una sorpresa a mio marito. Quando mi vedrò domani con questa collana al petto. Badate che c'è un treno che parte ora, alle 6. C'è ancora un'ora di tempo. Per me bastano 2 minuti, vado a chiudere il banco. Chiudo prima con la spranga e col catenaccio l'uscio della mia stanza e parto. Ma io vorrei che quest'ora di tempo fosse piuttosto per lei, signora. Per me? Sì. Se fosse io, vorreste ancora pensare, riflettere. Niente. A che volete che pensi? Andiamo, Ciampa, vengo con voi. Addio, Beatrice. Addio, addio. Signora, io le rammento il caso di mio padre che tirava indietro le mani. Ancora? Me ne vado. Bacio le mani. Signora, vuole che le porti qui mia moglie? Qui? Non ci mancherebbe altro. Sarebbe proprio da ridere. Per mia pietre, signora. Andate, siete pazzo. Cosa volete che me ne faccia qua di vostra moglie? Niente, certo, una signora come lei, ma io dico per mia pietre. Ma se la chiudete sotto chiave, secondo il vostro principio, non ci mettete anche la spranga. E il catenaccio. E verrò poi qui da lei a portarle le chiavi. Non ce n'è bisogno, potete portarle con voi, no, le chiavi. No, signora, se lei non vuole più mia moglie le chiavi, almeno bisogna che se le prenda. Non transito. Va bene, portatele, purché non perdiate altro tempo. Andiamo, signor Fifì. E, come ha detto, a pendagli? Sì. Bacio le mani a voi, signori. Signor delegato, venga. Entri qua. Finalmente. Fulminato, signora. Proprio. Come se un fulmine, ma di quelli, sa, fracassosi, mi fosse caduto qua, proprio davanti ai piedi, privo di Dio. Va bene, ma non è più tempo di far parola adesso, signor delegato. Bisogna concertare subito quel che sa da fare. Si figuri che voleva portarmi qua la moglie. Qua? Lui, la moglie? Figlio, trovati questa. Non c'è più dove arrivare. Oh, ma lei si calmi, signora, si calmi, per carità. E come vuole che mi calmi? Mi voglio dare una lezione davanti a tutto il paese. Sì, ma le conseguenze, signora, le conseguenze. Le ha misurate tutte. Che dovrà separarvi, le dice? Prontissima. Ma non così con le buone, no. Prima lo svergogno e poi ci separiamo. Perché non si dica che il torto è mio. Voglio lo scandalo. È grosso. Da vedere il paese.
chi è questo cavaliere Fioricca che tutti rispettano. Le faccio la denunzia. Lei è un pubblico ufficiale, non può tirarsi indietro. Sì, va bene, certo, certo, signora. Se lei mi fa la denuncia... Subito gliela faccio. Mi dica come si fa, gliela faccio. Questo poi no, signora. Vuole che glielo dica io come si fa. Non vuole aiutarmi? Signor delegato, non vuole aiutarmi? No, ma no, signora, io voglio aiutarla. Ma consideri però che io sono un amico di famiglia. Deve essere per la giustizia. Sì, signora. E sono obbligato a non guardare in faccia a nessuno. E vado così, signora, a testa alta, sempre, anche davanti al Padre Eterno. Ma per la venerazione che porto alla santa memoria di suo padre, che fu padre anche per me, signora, privo di Dio. E quanto bene mi voleva. Quante cose mi insegnò. Vede, signora, anche questa, guardi, e certi piccoli peccati veniali. Come si chiama? Peccati veniali? Oh, possiamo chiamarli anche diversivi, se vuole, da amico. L'amico di lui? Oh, suo, signora. Anche suo. E questa è la sua giustizia? Ma così le sostiene una povera donna debole che non può difendersi da sé. Mi voglio fare la denuncia, capisce? Subito, subito, come si fa? Oddio! Signora, per la denunzia non ci vuol niente. È il servizio, signora. Oh, ma si figura che sia una cosa facile. Servizio delicatissimo, difficile. Bisognerà, prima di tutto, accedere non visti alla faccia dei luoghi, studiare la topografia. Che ne pare? Indizi, prove? Tutto studiato. Non c'è bisogno di niente. Signor delegato, lei conosce la Saracena? Persona nostra, signora. Meglio. Se la mandi a chiamare, le saprà dire ogni cosa, per filo e per segno. Signora, ma se le ho già parlato, siamo a giorno di tutto, noi. Due porte abbiamo, signora. Una dalla parte del banco del cavaliere, l'altra dalla parte opposta delle due stanze annesse al banco, abitazione del Ciampa. Or dunque, c'è poi un uscio di mezzo, sì o no, fra il banco e le due stanze del Ciampa? C'è, è vero, e il Ciampa lo suol chiudere di qua, dalla parte del banco, con spranga e catenaccio. Or dunque, lei ci va con le guardie contemporaneamente dalle due parti. E che ne viene? Ne viene che quelli non aprono neanche se viene Dio, se prima non hanno richiuso quest'uscio di mezzo, facendosi trovare uno di qua e l'altra di là. Allora non c'è rimedio. Non c'è rimedio. Ma appunto in questo consiste l'uomo dell'arte, signora mia, nel trovare il rimedio. Sì, se lei per esempio avesse la chiave del banco. L'ho, me la deve portare lui ora stesso, Ciampa, prima di partire, lo aspetto. Come? Ciampa le porta la chiave del banco? Sì. Senta che io l'abbia domandata, me la vuol portare lui per forza a ogni costo, anzi non la volevo. No, non capisco, non... Non capisco. Ma allora lei può essere più che sicura che il Ciampa non ha il benché minimo sospetto, positivo, sa? Ma che dice? E perché vuole portarmi la moglie qua allora? Perché... Santi Dio, signora mia, perché il paese è notorio a tutti. Che io sono gelosa, vero? Con questa scusa infatti che sono gelosa, lui ha sempre fatto il comodo suo. Ma glielo dimostro io ora alla gente. Se sono gelosa, ha torto, ha ragione. Lei dice che non c'è più difficoltà a rendere la chiave. Era, apre il banco, prima che l'abbia chiuso l'uscio di mezzo e... Apro! Che apro! Già apro! Le pare che il cavaliere sia così stupido
da entrare dalla donna con l'unica precauzione d'aver chiuso la porta del banco a chiave. Ma ci metterà anche il paletto. Che apro allora io? Come apro? Dovrò fare le intimazioni, atterrare la porta, e in questo mentre il cavaliere avrà tutto il tempo di richiudere l'uscio di mezzo e di rimetterci spranga e catenaccio. E no, signora, non si fa così. E sarebbe facile allora fare il delegato. Dio mio, e come si fa dunque? E come si fa, come si fa? Si fa. Arriva alle 10 il cavaliere? Ebbene, uno dovrà già essere nascosto là dentro, in quel bugigattolino dove il cavaliere tiene la pressa del copialettere, mezz'ora prima, alle 9:30, tutto fatto, si piglia nell'ala. Bravo, bravo. Mi definirete la denuncia allora subito. Mi pare che suonino. Deve essere il ciamba che mi porta le chiavi. Si ritiri qua un momento. Nell'ala, capito? Permesso? Avanti, avanti, ciampa. Capito. Signora, le ho portato mia moglie. Voi ve la riportate ora stesso, senza perdere un minuto di tempo. Mi lasci dire, signora. Non sentir nulla. Via, subito, via. Non voglio nemmeno guardarla. Signora, mia moglie è pulita, modesta. Sarà pulitissima, l'immagino. Modestissima, ma io non so che farmene. Mi faccio meraviglia di voi, che sapendo che voi qua non ci avete niente a che fare, siate venute dietro al vostro marito. Signora, se mio marito mi ha comandato così... Benissimo. Potevate risparmiarvi tanta obbedienza, poiché io vostro marito avevo assolutamente proibito di portarvi qua. Ma questo io, signora, non potevo saperlo. Benissimo. Me l'avete imbeccata bene da parte, eh? No, signora mia, dice la verità. Placida. Modestamente, come si deve. Io ho fatto l'obbligo mio a portargliela. Lei non vuole? Vi ho detto che non so che farmene. Può tenerla anche in cucina, anche nella carboniera, anche farla dormire sotto i fornelli insieme con la gatta. Volete farmi perdere la pazienza voi oggi? Farmi dire ciò che non voglio? E non debba. Ma si dica. Dica, dica, signora mia, dica, magari dicesse. Vi dico d'andar via. E basta così. Dunque non vuole? Stabilito. Io gliel'ho portata e lei non la vuole. Stabilito. E allora... Eccole qua le chiavi. E io parto. Badi, signora, che adesso io sono nelle sue mani. Nina, aspetta. Corda civile. Riverenza. Occhi bassi. E diritta a casa. Serva sua. Benissimo. Se la signora volesse aprire... Non apro niente! Tenga tutto chiuso ermeticamente.
dimenticato, fatelo entrare. E ditegli che abbia pazienza un momento. Non posso presentarmi così. Beatrice! Beatrice, dov'è? Dov'è? Dov'è Beatrice? No, 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 no. Dov'è Beatrice? Beatrice, dov'è mia figlia? Ditemi, dov'è Beatrice? Dov'è? Ditemi, dov'è Beatrice? Beatrice? Mamma! Beatrice, ma che hai fatto? Che hai fatto, figlia mia? Ti sei rovinata! Ma se volle far tutto da sé, senza dare ascolto a nessuno, io glielo dissi tante volte. Povera mia, ma non direi, signora, per carità. Io le dissi, si rivolga a suo fratello che è uomo, ne chieda consiglio prima alla sua mamma. Non dirne niente, neanche a me, buttarti così allo sbaraglio, senza dirne niente a nessuno. Io non capisco perché piangi adesso. Lo sai che hai messo tutto il paese sotto sopra? Lo hanno arrestato, figlia mia. Lo hanno arrestato. Il padrone, oh madre di Dio. Sì, sì, e anche lei. Anche la moglie di Ciampa. Dove? Augusto. Sono proprio contenta, proprio quello che volevo. Ma che dici, figlia mia? La vergogna, lo scandalo. Sì, sì, lo scandalo, la vergogna, addosso a lui. E addosso a te, pazza. Ma che ti figuri d'aver guadagnato con codesta follia che hai commesso? Che? Ma questo, ecco, che posso rifiatare così, e che gli ho dato la lezione che si meritava, sono libera, libera. Pazza, ma che libera, libera di venirtene a casa mia ora senza poter più cacciare il naso fuori dalla porta, libera, dice, senza più stato. Non me ne importa nulla, perché non me lo vedete più davanti. Stavo preparando per andare via, mi preparo da ieri sera. E ieri io ero qua. Dimmi un po', fu quella megera con cui ti trovai qui a confabulare? Sì, 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 appunto quella, signorino. Quella chi? La saracena, signora mia. Oh, figlio, figlia mia, a una donnaccia simile ti sei rivolta. E tu, Pipì, tu non hai sospettato di nulla? Devo immaginarmi questo, mamma. Mi mandarono a chiamare il delegato Spanò. Spanò? Spanò, come? Il delegato Spanò, avete detto? Spanò, creatura di tuo padre. Ho voluto fare una cosa simile, senza sconsigliartelo. Quanto è buona lei, mamma. E non gli sarà parso vero di poter mettere le mani addosso a uno. Quando gli tocca far tanto di cappello a tutti quei... lo stavo per dire. Che lo aiutano a vivere in pace con sua moglie, ha capito? Oh, quando mai, simili vergogne, le donne di casa nostra. Nominata per davvero, vossignoria, tant'anni, sempre con la sua prudenza, sempre con la bocca cucita. Eppure ne ho vedute, Sana, voi lo sapete? Sì. Altri tempi, signora mia, altri tempi. Ma come non hai pensato a me, figliola mia? Sono vecchia io. Ti pare che possa reggere a simili colpi? No. Io domani ne morrò, ecco. Già mi sento che... No, io sono stato che mi sento. Lei si stia tranquilla, mamma, e non se la prendo. Io per Cristo non so cosa fa. Ha voluto cacciarsi in questi guai, la pazza. Ecco, e ora ci resti. Sì, come se non si trattasse più di mia figlia e di tua sorella. Cosa dici? Ci pensa ora che mia sorella... Aveva me, qua, ieri. Che possiamo farci più noi adesso? Solo riportarcela a casa possiamo. Perché certo qua adesso con suo marito non potrà più rimanere. Che vuole rimanerci. Chi sarà? Non ho paura di nessuno. Io tremo tanto. Andate a bere voi altri. E voi? Venga con me, venga con me. Vieni con me, figlia mia. Vieni con me. Dove andate voi? Andate ad aprire. E senza smorfie, Fana. Ah, è lei, signor delegato.
Sempre a servirla? Sì. Signor Fifì? Sì, sì, davvero, un bel servizio ha reso lei alla famiglia e se ne può vantare. E veramente, abbiamo motivo di ringraziarla e di restargliene grati. Lei mi ferisce, signor Fifì. Ma come, scusi? È questo il modo di comportarsi di un amico verso una famiglia da cui lei, santo Dio, ha ricevuto tanti favori? Perciò le dico che lei mi ferisce. Nel mio sentimento più sacro mi ferisce. Io un pubblico funzionario sono, signor Fifì. Grazie tante, lo so bene, sto parlando all'amico. Ma come? Lei viene qua? Chiamato dalla signora. E sta bene. E si riceve una denuncia. Mi ricevo? Ma che dice? Aspetti. Mi ferisce, caro signor Fifì. Io prima feci di tutto. E la signora... Dov'è? Dov'è la signora? Lo può dire. Lo può dire. Feci di tutto, signor Fifì, per persuadere la signora... Poteva sentire l'obbligo di venire prima da me ad avvertirmi. Con la denuncia già sporta. Appunto. Per fargliela ritirare. E allora le dico che lei non conosce sua sorella, privo di Dio. Mi minacciò che l'avrebbe portata lei direttamente al signor commissario la denuncia, dichiarandogli che io... eccola qua, eccola qua. Oh, signora, signora mia, di veritissima, no, no, lasci, lasci che gliela baci con questa mano santa. E lei, signora Beatrice, la prego, dica qua a suo fratello. Sembra inutile, signor delegato, inutile, caro Fifì, per ancora codeste dimostrare. Del resto è delegato a ragione. Ecco, la sente? Fui io, sì, signore. La sente? Benedetta bocca di verità, ma se torto, oh, io, caro signor Fifì... Signora assunta mia, che io venero come una madre, privo di Dio. Ma ecco, vede. Lei mi fa piangere, signor Fisichetto. Sì, signore, piangere. Perché se torto io. È per eccesso d'amicizia. Perché la condizione nostra, qua, a tenere questo porco ufficio, qua, mi scusi il termine, signora assoluta, qua, nel nostro stesso paese nativo, è la cosa più infame che si possa immaginare. Ma scusi, potevo trovarmi faccia a faccia, mettere io le mani addosso, io... al cavalier Fiorito, io, e allora che ho fatto per eccesso d'amicizia, la più grossa delle bestialità ho fatto, ecco, di questo lei, signor Fifì, di questo dovrebbe rimproverarmi. Ma se non sappiamo ancora che diavolo ha fatto lei, avanti, ce lo dica, si può sapere come sta... Ecco, è stato... Ecco! Non potendo, no, non volendo farlo io, un simile servizio, ho incaricato un altro. Il mio collega Logatto, forestiero calabrese, e ha visto che cosa ha fatto, ignorante, testa di mulo! Arrestò tutte e due, mio cognato e la donna. Il suo dovere, mi pare, fece proprio quello che doveva fare. Sì, da figlia mia, non sai quello che dici. Li trovò dunque insieme. Ecco, insieme no. E non insieme. La gran vera non c'è, non si può dire che ci sia. E questa intanto è una gran cosa. Anzi, io credo che allo stato degli atti si può dimostrare che non c'è niente di niente. Niente assoluto.
Allora perché li arrestarono? Perché? Ma perché non c'ero io? Perché c'era quella testa di mulo di Calabrese? Ecco, ecco il mio rimorso, signor Pepì. Ma sarà rilasciato il signor Cavaliere, questa sera stessa, lo prometto e lo giuro. Se no, non mi chiamerò più Alfio Spanò. Sta bene. Ma mi dica intanto in nome di Dio. Come fu? Ah, ecco. Fu così. Lo gatto, mediante la chiave data dalla signora Beatrice, penetrò nella sala del banco del cavalier Fioric e si nascose nel bugigattolo attiguo alla sala. Quando le guardie bussarono alla porta di là dell'annesso quartierino del Ciampa e intimarono di aprire in nome della legge, il cavaliere, appena la donna scese ad aprire, naturalmente che fece? Fece per entrare nella sala del banco. Ah, ecco, vedete? Dunque era là, nelle stanze del Ciampa. Aveva aperto l'uscio di mezzo. Sì, signore. E come l'aveva aperto se il Ciampa l'aveva chiuso e mi aveva portato qua la chiave? Ecco la prova che è vero. No, signora, non è prova. Come non è prova? No, signora, mi lasci dire. Risulta dal verbale. Catenaccetti inglesi, signora, hanno tutti due chiavi. Due chiavi? Benissimo. Una in tasca al Ciampa, l'altra in tasca di mio marito. No, signora, mi lasci dire, le ripeto. Risulta dal verbale. Oh! Il cavalier Fiorica ha dichiarato che, arrivato da Catania e non potendo figurarsi di non trovare al suo posto il Ciampa, vedendosi tutto impolverato dal viaggio, povero galantuomo, e avendo fretta di prendere visione della corrispondenza arrivata durante la sua assenza, bussò, dice, alla porta della moglie del Ciampa, dice, per chiedere il mezzo di lavarsi almeno le mani. Le mani, figuriamoci, le mani. Le mani, povero galantuomo, dovendo aprire la corrispondenza. Continui, non le dia retta. E allora lei, la moglie del Ciampa, dice... che gli fece passare, dice, l'altra chiave di sotto l'uscio. Ma guarda, di sotto l'uscio, che bella combinazione! Come difatti si è constatato, signora, che veramente la chiave di sotto l'uscio passa. Oh. Il cavaliere era in maniche di camicia. Decentissimo. Sì. E lei? Com'era lei? Com'era? Era. Lo dica, tanto risulta dal verbale. E allora le dico che neanche era in camicia. Nuda. Oh, che cosa pensa, signora? Più che in camicia, intendo dire. In sottana e camicia, come vanno le donne per casa, le donne di basso ceto, si intende, in questa stagione, con questo caldo, che io, privo di Dio, sono tutto un bagno di sudore. Oh, più che in camicia, stia tranquilla, signora. Camicia un po' scollata, camicia braccia di fuori, camicia da donna, si sa. Già. Basta che non l'abbiano trovati nudi tutte e due. Ma Beatrice, ma come puoi parlare così? Non ti riconosco più, figliola mia. Ma vergogna, davanti a un uomo. Ma che uomo? Ma sono cose da dirsi, codeste. Scondiamola, scogliamo, già, ripariamo. Vestiamole queste vergogne, perché non ti riesci a cosa parla, non è niente. Io non capisco. Signor delegato, ma perché li arrestarono tutti e due allora, se il verbale risulta negativo? Ecco. Ecco, quanto alla donna, la arrestarono per décolleté eccessivo. Lei mi intende? Il cavaliere, perché si immagini un po',
come si vide mettere le mani addosso, il galantuomo diventò una furia d'inferno. Ci fossi stato io, avrei compatito, anche se mi schiaffeggiava, mi sarei preso gli schiaffi, per amicizia. Quella testa di mulo di Calabrese si è incornato a volerlo responsabile di ingiurie e via di fatto, e l'ha tratto in arresto. Ma sarà rilasciato, signor Pitti, sarà rilasciato questa sera stessa, prometto e giuro. Già. Altrimenti, se lo gatto non si sta quieto, lo accomodo io. Già, dico, se non risulta niente. Niente! Perquisito tutto, anche la borsa di viaggio, anche la giacca che il cavaliere s'era levata. Anche la giacca, anche la borsa di viaggio. E mi dica un po', non vi hanno trovato, per caso, una certa collana a pendagli che gli l'aveva promesso in dono da Palermo? Ah, è questa la collana che ha incaricato Ciampa di comprarti uguale? Questa precisamente, mi risponda, l'hanno trovata? Mi scusi, signora, chi parlò a lei di codesta collana? La Saracena? Sì, 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 lei, proprio lei. Ma se lo so, ne parlò anche a me. È una vera sciocchezza, signora mia. Una pura e semplice sciocchezza nata da questo. Che la moglie del Ciampa, leticando come fa sempre con le amiche del vicinato, che le danno la baia per tutti quegli anelli che tiene alle dita, si vantò, dice, che uno di questi giorni, per farle crepare di invidia, sarebbe loro apparsa, dice, parata come una Madonna al balcone, dice, con una gran collana di queste a pendaglio al petto. Questo è tutto. Sa invece, signora, sa invece che cosa si è trovato nella borsa di viaggio del signor cavaliere? Un libricino da messa si è trovato, piccolo piccolo, così, un amore le dico, con la rilegatura d'avorio e le pagine dorate. Vedi, cara, per te, per lei, aspetti! E anche una scatola di mandorle candite. Oh, quelle che piacciono a te. L'ho sempre detto io che la tratta come una regina. Schiaccia ingrata. Ma sarebbe prudente, signor Titi, se come spero riuscirò questa sera stessa a far rilasciare il signor cavaliere, sarebbe prudente che la signora non gli si facesse trovare in casa. Certo, ma ce la porteremo a casa con noi. Almeno per qualche giorno. Bisognerà compatirlo, poveretto. Ha ragione. Io non so cosa farei. Gli passerà. Se fosse al suo posto. Gli passerà. Stia sicuro che gli passerà. Dopo qualche giorno le furie svaporano. E tutto ritorna tranquillo come prima. Ah, privo di Dio, che bella cosa, signore mie, la santa pace domestica. Signore, aiutaci, questa è Ciampa. Già, e chi ci pensava più a Ciampa? Oh, per Dio santo, è vero, c'è anche lui con la moglie arrestata. Oddio, come si fa ora? Come si rimedia con questo poverino? Forse sarà meglio non riceverlo. No, anzi, sarà meglio riceverlo e cercare di fargli intendere ragione qui tra me e lei. Sì, ma badi che farà cose da pazzi. Oh, faccia quello che vuole, purché poi alla fine... Ah, io tremo tutta, che tremore per tutta la vena. Sarà bene che io mi ritiri di là con la mamma, è vero? Mi pare. Sì, andiamo di là, lasciamoli soli tra loro uomini, eh?
Ma dove andate voi? Andate ad aprire. Non abbiate paura! Ci sono qua io! Madre di Dio, un morto è. Ma come? Che è stato, Gianni? Ma state male. Sturbo, piccolo sturbo. Ecco, sedete, sedete qua. Qui. Grazie, no, non secco. Ma come, perché no? Perché no? Ma se non vi reggete in piedi? Non dubiti. Sette spiriti. Oh, come i gatti. Ora li ripiglio. Tanto me ne vado via subito. La signora... La signora Ciampa è di là che... Capirete che in questo momento non può parlare con voi. Parlare. E che bisogna più di parlare. Dopo il fatto. Oh, ma il fatto, caro Ciampa, non è come forse voi potete immaginarvi. Negativo, verbale, assolutamente negativo. Sentito, ve lo dice il signor delegato. Io vi assicuro, Ciampa, che voi non avete proprio ragione di stare così. Me lo assicura lei. Oh, gli atti, caro Ciampa, gli atti. Lo dice il verbale. Quando lo dice il verbale. Ma certo, se un fatto risulta assolutamente infondato. Per constatazione legale. Dovete per forza ammetterlo. Non ho difficoltà. Io dovrei consegnare qui certi oggetti alla signora. Ah, sono quelli che avete ritirati da Palermo. Potete consegnarli a me. Non ho difficoltà, ma dico, mi parrebbe più giusto, dato che qui c'è il signor delegato, che io li consegnassi a lui. Sì, a lui o a me. Sono certi oggetti che Ciampa ha ritirati dal monte. Sta bene. Poteva anche lasciarli lì, sul tavolino. E poi lei dà tanto peso alle formalità di un verbale? Ma no, ma che c'entra? Nel verbale è la constatazione di un fatto, come vi ha detto il signor delegato. Precisamente, legale. Va bene. Io voglio che sia anche questa constatazione legale di un altro fatto, che io consegno al signor delegato questi oggetti perché fui mandato dalla signora. Lo so, Ciampa, lo so. Allora, sa, allontanato con questi incarico, e lei deve ora constatare il fatto che io, da umile servitore, sono andato, sono ritornato, disimpegnando l'incarico e consegnando qua, come consegno a lei, questi due oggetti. Ecco, uno e due. Non voglio altro. E che fate ora? Niente, me ne vado. Così, ve ne andate. Cosa volete che faccia? Volevo parlare con la signora, non si può. Me ne va. Ma che vorreste domandare, scusate, alla signora? Che avete voi per caso, mal di gola? Difficoltà di respiro? Ma signor Fifi, lei ha forse paura che io, parlando con la signora... No, ma che paura? È che mia sorella, in questo momento, come vi ho detto, non può. Perché tanto io, quanto il signor delegato, quanto mia madre, che è di là con lei, le abbiamo spiegato e fatto toccare con mano la follia che ha commesso. E vi assicuro, caro Ciampa, che ne è pentita. Pentitissima, è vero? Diavolo, piange! Piange? Piange. Piange? Piange anche perché, ve lo può dire qua il signor delegato, io gliene ho dette di tutti i colori. Ah, verissimo!
terribile. Vi assicuro, Ciampa, che voi non potreste dirle più di quanto le ho detto io. E che si figura lei che io vorrei dire a una signora? Sua sorella non ha fatto altro che prendere il mio nome, il mio pupo. Si ricorda che io ieri ti parlai di pupi? Il mio pupo, gettarlo a terra così e sopra una calcagnata. Perché la signora, povera pupa, si è creduta calpestata anche lei. Ma in fondo la posizione nostra, la mia e la sua, sono uguali, io qua e lei di là. Cosa vuole che le dica? Una sola domanda volevo rivolgerle, ma non alla signora propriamente, alla sua coscienza. Ma che domanda? Ma scusi, se dico alla sua coscienza. Mi cerchi, signor delegato, mi cerchi. No, 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 ma che dite, Ciampa? Ma sappiamo bene, caro Ciampa, siete un galantuomo. Del resto c'è qua lei. E mi piace che ci sia lei, perché così vede il cuore di un uomo che piange e fa sangue. Fa sangue davvero, perché io sono stato assassino. No, ma via, ma se non c'è motivo, Champ, state tranquillo. State tranquillo. Tranquillo. Tranquillo, già. Insomma, questa sola domanda alla signora, in presenza vostra, volete lasciarvela fare, sì o no? Ma sì, ma certo, adesso ve la chiamo, eh. Beatrice, mamma. Ecco, vieni, Beatrice. Senti qua Ciampa che deve farti non so che domanda. Capite? Non vi sentite male? Niente, no, niente, signora, niente. Questa sola domanda a lei. Crede lei, signora, lasciamo il fatto, quello che è successo questa mattina, lasciamo stare tutto. Crede lei, in coscienza, di aver avuto ragione di fare questo, nonostante che qua, ieri, io presente suo fratello... Ma sì, Ciampa, sappiamo tutto, sappiamo... Che finanche portaste qua vostra moglie. Permettono, permettono, lasciano dire a lei, perché può darsi... che la signora, nonostante tutto, abbia voluto colpire anche me, credendo di avere tutta la sua buona ragione per farlo. È vero? Allora mi risponda. In coscienza. No, ecco, io a voi... La signora non voleva colpire voi, caro Ciampa. Tant'è vero che vi volle allontanare, mandandovi a Palermo per avere mano libera qua, su vostra moglie e su suo marito. Senza pensare a me. Senza pensare a voi. E che ero io? Niente. Pietra da affilare. E mi gettava a terra, mi prendeva così con due dita, come uno strofinaccio qualunque, e mi buttava in un canto, proprio come se non ci fosse da fare nessun conto di me. Ma guardi, io voglio ammettere tutto, signora mia. Io voglio entrare fino in fondo nella sua coscienza e ammettere pure che lei non si sia fatto scrupolo di colpire anche me, perché secondo lei io sapevo tutto e stavo zitto. È così? Risponda. È così? Lo dite voi stesso? Sì, è proprio così. E allora uno che poniamo è Guercio, lei gli appende un cartellino alle spalle, popolo, è Guercio? No, che c'entra? Lasciamo stare Guercio, di cui tutti si possono accorgere senza bisogno del cartellino. Lei mi deve provare, signora mia, che uno solo in tutto il paese potesse sospettare di me quello che lei ha creduto. Che uno solo potesse venire a dirmi in faccia, Ciampa, tu sei becco e lo sai. Ma chi poteva venire in mente? La signora potrebbe dire se non lo sapevano gli altri.
Lo sapevate voi e tanto basta. È vero? È vero, non lo neghi. Non lo neghi, ho bisogno della sua coscienza, signora mia, non del verbale. Mi dica. È vero. È vero! Sì. Ah, signora mia. Io ora parlo, non per me, parlo in generale. Ma che può sapere lei, signora mia, perché uno tante volte ruba, perché uno tante volte ammazza, perché uno tante volte, poniamo, vecchio, brutto, povero, per l'amore di una donna che gli tiene il cuore stretto come in una morsa, ma che intanto non gli fa dire ai, che subito glielo spegne sulla bocca con un bacio, per cui questo povero vecchio si strugge e si ubriaca. Che può sapere lei, signora mia, con quale doglia in corpo, con quale supplizio questo vecchio può sottomettersi fino al punto di spartirsi l'amore di quella donna con un altro uomo, bello, giovane, ricco, specialmente poi se questa donna gli dà la soddisfazione che il padrone è lui e che le cose sono fatte in modo che nessuno se ne potrà accorgere. Parlo in generale, badiamo, eh? Non parlo per me. È come una piaga questa, signora mia. Una piaga vergognosa, nascosta. E lei che fa? Stende una mano e la scopre così pubblicamente. Ma lasciamo stare questo discorso e veniamo a noi. Io, signora, sapevo che lei aveva sospetti su mia moglie e su suo marito. Gelosia. Chi non ne ha quando si vuole bene? Compatisco anche i delitti, si figuri se non avrei compatito lei per la gelosia. Era venuto qua ieri apposta per farla parlare, per farla sfogare. Avevo un sospetto e io non glielo volevo levare, perché so bene che questi sospetti più si vogliono levare e più si raffermano. Se lei avesse parlato con me seriamente, io me ne sarei tornato subito a casa, avrei detto a mia moglie, fagotto e via. Oggi mi sarei presentato al signor Cavaliere. Signor Cavaliere, bacio le mani, non posso più stare con lei. Perché, caro Ciampa? Perché non posso più stare con lei. Ho altri affari. Così si fa, signora mia. E perché crede che io ieri le portai qua mia moglie, ma per farla scattare, signora mia, per farle scatenare dalla bocca tutta la tempesta che lei covava dentro, io glielo gridai financo, parli, parli, parli. Ma lei non vuole dire niente. Vuole gettarmi a terra così, assassinarmi. E ora che devo fare io? Avanti, avanti, me lo dica lei quello che devo fare. Devo tenermi questo sfregio in faccia? Oppure devo comprarmi una testiera con due bei pennacchi per fare la mia comparsa davanti al paese e i ragazzini dietro in baldori a gridarmi, beh, io magari pacifico e sorridente a ringraziare a destra e a sinistra. Che testiera, che ragazzini, se non c'è stato niente. Niente di niente, niente assoluto. Già, perché lo dice il verbale, ma signor delegato, chi vuole che creda a questo suo verbale?
dopo questo scandalo. Guardi, è delegato, sorpresa in casa, arresto. Sta bene, ma con esito negativo, no, dunque. No, sono macchie d'olio che non levano queste, signor delegato. Diranno, si tratta di un cavaliere, hanno voluto accomodare la cosa. E io come resto? Io come resto? Signora, lei poteva prendersi questo piacere se credeva che suo marito si fosse messo con qualche ragazza, senza però, badiamo, né padre né fratelli. Lei avrebbe dato una lezione a suo marito, non c'erano altri uomini di mezzo, e tutto si sarebbe accomodato alla meglio. Ma qui c'era un uomo di mezzo, signora mia, ma come non pensò a me lei? Ma che ero io? Niente. Lei ha scherzato, si è passato questo piacere, ha fatto ridere tutto un paese. Domani rifarà pace con suo marito e io? Per me sarà finito tutto, dico, ma io? Io che faccio? Io resto col verbale che non c'è stato niente? E magari devo sopportarmi che tutti domani vengono a dirmi con occhi dolenti. Non è niente, Ciampa, non è niente. Niente, la signora ha scherzato. Signor delegato, qua, mi tasti il polso. Come, perché? Mi tasti il polso e mi dica se ci sente un battito di più. Ora io vi dico, con la massima calma, testimonio lei, testimoni tutti, e questa sera stessa, o domani, appena mia moglie ritorna a casa, io con l'accetta le spacco la testa. Ma no, cosa? E non ammazzo solo lei, perché forse farei un piacere così alla signora. Io ammazzo anche lui, il signor cavaliere. Per forza, signori miei, per forza. Ma siete pazzi? Chi ha ammazzato? Tutte e due, per forza, signori miei. Io non posso farne a meno. Ma voi non ammazzate nessuno, perché non avete né diritto né ragione. Se anche l'aveste, ci saremmo noi qui a impedirvelo. Ci sono io. Già, lei me lo impedisce oggi, signor delegato. Anche domani. E dopodomani io l'ammazzo. Lei sa, come si dice da noi, guai a chi è morto nel cuore di un altro. Io sono calmo, signor delegato. Lei mi è testimonio che io non ho voluto questo. Mi ci hanno buttato in questo fosso. Con questo sfregio in faccia, davanti al paese, se lo scrivono bene in testa, io non resto. Se ve lo dico io ora, se ve lo dico io, Ciampa, che non avete nessuna ragione. Me lo dice ora, lo riconosce ora, troppo tardi, signora mia. Ma scusate, se ve lo dice lei stessa, che non c'è stato niente. Questo niente, signor Fifì, lei a me non me lo deve dire. Ma se lo scandalo è stato per una pazzia. Per una pazzia? Ciampa. Per una pazzia, ve lo confessa la stessa signora. Ve lo dice lei, ve lo confermiamo tutti. Una pazzia. Una pazzia. Una pazzia. Una pazzia. 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 Una pazzia. Una pazzia. Dio mio, che bellezza, oh che bellezza, oh che bellezza, signori, pacificamente, oh sì signore, si può aggiustare tutto pacificamente, ah che respiro, mi metterei a ballare, a saltare per il gran peso che mi sono levato dal petto, le mie mani possono restare pulite. Pulite e me le bacio, signora, signora mia, lei vada a prepararsi subito, io perché?
Subito, subito, vada a prepararsi. Non perdiamo tempo, ci arriva, ci arriva. Perché? A che cosa arrivo? Ma che dice? Dove volete che arrivi la signora? Via, via, Fana, lei signora Assunta, vadano. Vadano ad aiutarla a mettere un po' di biancheria, qualche abito nella valigia. Ma non perdiamo tempo, per carità, non c'è tempo da perdere. Ma perché? A che cosa arrivo? Devo partire, dove devo andare? Vi ha dato di volta il cervello? A me, signora, no. A lei. Ha dato di volta il cervello a lei, signora mia. Scusi, lo riconosce qui il suo fratello, lo riconosce il signor delegato, lo riconosce la sua mamma, lo riconosciamo tutti. Dunque, lei è pazza. Pazza? E se ne va al manicomio. È semplicissimo. Ma come? Chi? Mia figlia. Che dite? Io al manicomio. Lasciamo il manicomio in una casa di salute. 3 mesi, villeggiatura. Andrete voi al manicomio, voi! Fuori qui, fuori di casa mia, subito, fuori! Dove mi manda, signora mia? Badi che nel suo interesse io parlo. Vi sembra che siano proposte da fare, codeste? Ma dove siamo? Anche lei, signor Fifì, anche lei? Ma non capisce che questo è l'unico rimedio per lei stessa, per il signor Cavaliere, per tutti. Ma non capisce che sua sorella ha svergognato anche il signor Cavaliere e deve dare anche a lui una riparazione di fronte a tutto il paese. Eh? Si dirà, è pazza. E non se ne parla più, si spiega tutto. È pazza, è pazza. Così io non ho più niente da vendicare. Mi disarma. Dico, è pazza. Posso più farmene di una pazza. Sì, è giusto, è giusto. Capisci, è per finta. Ma chi? Io? Tu sei pazzo. Io al manicomio. Mamma, lo sente lei? Al manicomio. È per rimedio, figlia mia. Per rimedio. Per rimedio, signora. Sembra anche a me la risoluzione migliore. Pensi anche al cavaliere, signora. Volete davvero che passi per pazza davanti a tutto il paese? Ma davanti a tutto il paese lei, signora, non ha bollato con un marchio di infamia 3 persone, una d'adulterio, una di sgualdrina e me di becco? Ah, lei vorrebbe dirlo soltanto di avere commesso una pazzia. No, signora mia, no, no, lei deve dimostrare di essere pazza, ma pazza davvero, da chiudere. Se da chiudere sarete voi. No, lei, signora, lei, per il suo bene, ma non ci allarmi, non ci vuole niente, niente ci vuole a fare la pazza. Glielo insegno io come si fa. Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede e tutti la pigliano per pazza. No, no. Dunque voi lo sapete che ho ragione e che avevo ragione di far questo. No, signora mia, no, volti pagina, volti la pagina, signora. Se lei volta la pagina vi legge che non c'è più pazzo al mondo di chi crede di avere ragione. E dunque si prenda questo piacere di fare la pazza per 3 mesi, la pazza davvero. Se potessi farlo io, come piacerebbe a me sferrare qua per davvero tutta la corda pazza e cacciarmi fino agli orecchi il berretto a sonagli della pazzia e scendere in piazza a sputare in faccia a tutta la gente la verità. Lo cosso dell'uomo, signora mia, comporterebbe di vivere non 100 ma 200 anni. Sono i bocconi amari, le infamie, le prepotenze, le ingiustizie che ci tocca di ingozzare, che ci infracidano lo stomaco, in non potere sfogare, in non potere
Aprire! Aprire la valvola della pazzia! La può aprire! La apra, signora! Avanti, si passi! Questo piacere! E ringrazio Dio perché sarà tutta salute per altri 100 anni! Cominci! Cominci a gridare! Sì, cominci a gridare! Ecco qui, davanti al suo fratello! Forza! Davanti al signor delegato! Forza! Forza anche davanti a me! Anche davanti a me! Si persuada! Si persuada che solamente da pazza lei poteva pigliarsi il piacere di gridarmi in faccia. Beh. Signore!